Buonasera a tutti e benvenuti dal vostro Lefario, siamo direttamente in live su Twitch. Oggi esploriamo, oggi scopriamo Dagon, una novella interattiva sbarcata su Steam circa qualche mese fa, o forse anche poco meno, completamente gratuita, che sostanzialmente è una sorta di visual novel mezza interattiva, ma anche non troppo in realtà, in quanto l'esperienza è più narrativa che da giocare in pratica, che appunto si ispira ad un racconto di H.P. Lovecraft. La durata credo sia molto molto breve, tipo 40 o 50 minuti, per cui lo finiremo direttamente in una run. È un'esperienza molto molto interessante, le recensioni sono estremamente positive, quindi vuol dire che il 96% delle persone che lo hanno giocato ne parlano positivamente e non negativamente, e che è sicuramente una buona cosa. Non mi aspetto sicuramente un survival horror, ecco, questo qua no, però dovrebbe essere molto molto emozionante, ecco, per cui vediamo di scoprirlo, anche perché nel canale vorrei portare anche più avanti qualche altro titolo ispirato al mondo di Lovecraft. Uno tra questi sarebbe The Sinking City, che mi piacerebbe giocare, se qualcuno in live l'ha giocato mi dica cosa ne pensa, e l'altro titolo sarebbe Call of Cthulhu, anche quello un altro titolo ispirato a Lovecraft. Ce ne sono tanti altri, ecco, ma questi qua sono tra i più recenti e vorrei vederli, ecco. Io direi di iniziare e vedere un po' effettivamente se questo gioco vale la pena. Io credo che sia sostanzialmente una sorta di mettersi, diciamo, in mostra dal punto di vista dello sviluppatore, una sorta di opera prima per farsi conoscere magari da un publisher più importante per un eventuale gioco a pagamento, dato che questo è completamente gratuito, per cui non ci ricavano praticamente niente. Start e vediamo un po', il gioco è in italiano, il che è sicuramente una buona cosa. Dagon è un adattamento fedele e interattivo dell'omonima opera di H.P. Lovecraft, concentrato sulla storia e sull'atmosfera. Non ti troverai davanti a scelte difficili o sequenze d'azione. Non dovrai gestire l'inventario, il movimento è limitato al proseguimento attraverso i luoghi durante lo svolgimento della trama, una novella interattiva. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Non ci spostiamo, per esempio. Ok. Durante il gioco incontrerai degli elementi interattivi, alcuni di essi ti permetteranno di proseguire la tua avventura. Altri ti sveleranno interessanti curiosità relative al racconto originale, al suo contesto storico e all'autore. Allora, per esempio, queste cose qua e queste cose qua. Alcune curiosità sono nascoste. Per trovare questi segreti, aguzza la vista e cerca l'antico segno. L'antico segno. Potrai accedere alla lista di tutte le curiosità trovate anche in un secondo momento. Saranno disponibili nel menu principale. Quindi, questo qui è per andare avanti, io direi. Se ci guardiamo intorno, c'è qualche antico segno, come lo chiamano loro? No, per cui proseguiamo. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Avanti. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Allora, qui per andare avanti, e qua? La morfina entrò in uso nel XIX secolo ed era sistematicamente somministrata nel trattamento del dolore grave durante la guerra civile americana 61-65 e la prima guerra mondiale 1914-18. Fu venduta liberamente fino al 1914. La morfina si diffuse ancora di più in seguito all'invenzione della siringa ipodermica, che avvenne intorno al 1854. Frederick Sturtner, il primo a isolare la sostanza, inizialmente la chiamò Morphium, dal nome di Morfeo, il dio greco dei sogni. Nel periodo in cui Dagon venne pubblicato, l'abuso di morfina, conosciuto come la malattia del soldato, rappresentava già un grosso problema negli Stati Uniti. Però, avete capito questo retroscena? Giustamente bisogna capire certe circostanze per immedesimarsi nel racconto, eh? Il protagonista nostro probabilmente dipende dalla morfina. Of the broad Pacific, that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. La grafica è bella, è vero, sì. È vero, anche perché non ci possiamo spostare, eh. Bisogna solo guardarsi in giro in pratica. Un racconto interattivo. The Great War was then at its very beginning,
and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. E non è che era una droga, è una medicina, ma se ne abusi diventa una droga. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Fra l'altro hanno anche un linguaggio forbito in questo racconto, eh. Bisogna attimo starci attenti. Comunque graficamente è veramente veramente bello, bravi. Qui c'è un'altra curiosità, vediamo. Gli Unni furono un popolo nomade dell'Asia centrale che invase l'impero romano e dominò il continente europeo nel V secolo avanti Cristo. Quello di Attila, credo, no? Gli Unni, che avevano la fama di feroci, micidiali guerrieri e maestri nel condurre rapide incursioni, svilupparono potenti archi compositi, lacci da cattura e pionieristiche armi da assedio. Durante la prima guerra mondiale gli inglesi erano soliti chiamare i soldati tedeschi Unni per evidenziarne la brutalità. L'origine di questo termine, tuttavia, risale al 27 luglio 1900, quando l'imperatore tedesco Guglielmo II tenne un discorso alle sue truppe prima che queste si imbarcassero per la Cina. Se doveste incontrare il nemico, lo sconfiggerete, non si risparmierà nessuno, non si faranno prigionieri. Chiunque cadrà nelle vostre mani è perduto. Proprio come mille anni fa gli Unni, sotto la guida del loro re Attila, si fecero un nome che ancora oggi li fa apparire tanto valorosi nella storia e nella leggenda, possa così il nome di tedesco acquistare per merito vostro una simile reputazione, affinché in Cina nessun cinese osi mai più guardare storto un tedesco. Il rifiuto di fare prigionieri rappresentava un'evidente violazione delle leggi e delle consuetudini di guerra adottate durante la prima convenzione dell'AIA del 1899. Ah, bene. E camminiamo. In che periodo siamo? Credo 1930. So liberal, indeed, was the discipline of our captors that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. Credo 1930, 1940, non lo so onestamente, ma parlavano di seconda guerra mondiale o no? Forse 1950, boh. Avanti. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Alcune parole sono in grassetto, credo siano per evidenziare l'importanza. Allora, guardando l'orizzonte si va avanti con la storia. Qua note non ne vedo. Guardiamo l'orizzonte, che bello che è, mamma mia. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Qua si va avanti. Questo qui credo sia per bere, ma non sono sicuro. Non sono sicuro. C'è nulla da vedere qua? Direi di no, che bello che è. Avanti. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know. For my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Porca vacca! Qua comincia la parte effettivamente horror, se vogliamo chiamarla così. È ovvio che non stiamo parlando di un horror vero. Ok, questo qui è un horror d'atmosfera, però cazzo che bello che è. Sti poliponi giganti sono bellissimi. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air, and in the rotting soil, a sinister quality which chilled me to the very core.
The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. Questo gioco qua in VR potrebbe essere stupendo. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Potrebbe essere stupendo sto gioco in VR. Allora, qua c'è una nota, ok? Qua si va avanti con la storia. E va bene, nota. Sembra che Dagon sia stato ispirato da un racconto di Irwin S. Cobb intitolato Testa di Pesce, che narra delle incredibili somiglianze che legano un semi-uomo privo di cervello e uno strano pesce di un lago solitario, l'orrore soprannaturale in letteratura. H.P. Lovecraft, nonché da un sogno fatto da Lovecraft stesso, in cui una strana isola era emersa dall'oceano e lui strisciava nella melma che ne copriva la superficie. Sognavo di strisciare su quella melma ripugnante, riesco ancora a sentire la faghiglia che mi risucchia, in difesa di Dagon, H.P. Lovecraft. L'interesse di Lovecraft per questo tema derivava dalla sua avversione per i pesci e per gli odori del mare, come scrisse lui stesso. Detesto i pesci e temo il mare e tutto quello che lo riguarda da quando avevo 2 anni e non ricordo quale tipo di esperienza infantile abbia scatenato in me un'avversione così profonda e durevole verso il mare e i frutti di mare. L'abitante dell'oscurità, Lovecraft, 1927, Donald Wandrei. Sono un po' come Lovecraft io allora, perché effettivamente mi fa schifo il mare. Cioè, non è che mi fa schifo l'acqua in sé, ma tipo ste robazze qua, no? Gli odori del mare, eccetera, eccetera, sì. Infatti io non mangio assolutamente pesce, zero, zero, zero pesce. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any sea fowl to prey upon the dead things. Allora, qui si va avanti, eh? Qualche punto di interesse non ne vedo, in cielo neanche. Che cosa ho visto lì sopra? Un tentacolo tipo? Ah, ecco, ok, bene. Utile a sapersi. Vabbè, avanti allora. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Qua si va avanti. È tipo una sogliola questa qua, gigante. Ok. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Okay. Che brutti rumori. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Cos'è sta robazza qua? Cos'è quel robo lì? Questo qua sicuramente non è una cosa vera. Cioè, al contrario dei polipi e pesci eccetera eccetera, queste cose qua sicuramente non c'entrano molto con la realtà. Che figata.
di là, eh. Sì. That night I encamped, and on the following day still traveled toward the hammock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Mamma mia, che tentacolo gigante! Ma che cacchio! By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. Mm. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night. But ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Stupendo questo scenario. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. È un kraken. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Verso la cima. Ah, la sacca, giusto. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. Mm. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Andiamo giù allora, mi sa. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Sempre più giù, eh? Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. Mamma mia. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. Ma sembra tipo il monolite nero di Odissea nello spazio. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Hmm. Direi di andare avanti, eh. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. Hmm. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. Eh no, è perfettamente rettangolare. The closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. Più vicino. For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship, and perhaps the worship, of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Hmm.
Di qua si va avanti, qua non c'è niente. Ok. È vero, l'Xbox Series X è proprio lei. Now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. And revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions, and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. Hmm. Writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books. Io vedo qualcosa di tentacolare lì al centro, eh? Consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world. Sconosciute nel mondo moderno. But whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Hmm. Dagon contiene molte delle tematiche e dei metodi narrativi che Lovecraft sviluppò nelle sue opere più tarde, ad esempio, raccontare la storia attraverso bassorilievi, le montagne della follia, la città senza nome, diari e appunti dei personaggi, l'ombra venuta dal tempo, l'abitatore del buio, isole che emergono dall'oceano, il richiamo di Cthulhu, o creature e divinità fantastiche basate su eventi e mitologie reali, Migo in colui che sussurrava nelle tenebre. L'opera viene anche considerata l'origine dei celebri miti di Cthulhu. Anche altri racconti di Lovecraft hanno una conclusione simile a quella di Dagon, ma tralasciamo i dettagli per non rovinarvi il finale. Visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a doré. Che cos'è un doré? I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto. Allora, Lovecraft è uno scrittore che ha scritto tanti libri da cui sono stati derivati molte, da cui derivano molte molte opere visive, quindi film e anche videogiochi, ma lui è uno scrittore di libri, eh? Uno dei più famosi del maestri dell'horror, assieme per esempio a Edgar Allan Poe. Per esempio, queste creature erano raffigurate mentre nuotavano come pesci in grotte sottomarine o paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. No, non è un gioco. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Oltre alla fantasia di un Poe, appunto Edgar Allan Poe, oppure Bulwer, che non so cosa sia, probabilmente un altro scrittore horror. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet. Shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. No, no, non sei stupido, sei giovane, ormai quegli scrittori lì purtroppo non li fanno neanche più studiare a scuola. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. Porca vacca, appena più grande di questa creatura, per cui immaginatevi quanto grande era questa creatura. Ma io, fra l'altro, sono abbastanza sicuro che di Dagon ci sia anche un film. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size. But in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born.
Sono giganti ste creature. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist. I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. Cos'è che ha visto? Ah, lì cazzo! With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. It darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. Vuoi vedere che ci corre dietro, no? I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Sì. Distinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard peals of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in the San Francisco hospital. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Lovecraft era una figura di spicco nel mondo del giornalismo amatoriale Nel 1915 cominciò a pubblicare il proprio giornale chiamato Il Conservatore, che conteneva articoli d'opinione politica e sociale, poesie, racconti e saggi di critica letteraria scritti da lui e da altri autori. Howard era un abile scrittore, ma prendeva molto a cuore le critiche, il che lo portò a interrompere l'attività poetica per concentrarsi nuovamente, per la prima volta della sua adolescenza, sulla narrativa del bizzarro, appunto. Dagon, pubblicato nel 19, è uno dei racconti scritti in quel periodo. In questo passo, estratto da Il Conservatore, il maestro della narrativa dell'orrore spiega la sua posizione sulla guerra e sull'idea di pace nel mondo. Il motivo per cui un essere umano sano di mente possa credere nella possibilità di ottenere la pace nel mondo va ben oltre l'immaginazione del Conservatore. Se l'intera civiltà mondiale fosse d'accordo al disarmo simultaneo, una o più nazioni finirebbero indubbiamente per conservare armi segrete, per poi approfittare, a tempo debito, dell'altruismo e della mancanza di astuzia dei loro contemporanei, organizzando spietate campagne di conquista contro vittime disarmate. Nessun paese è, o può essere, oltre la guerra, fin tanto che gli impulsi primari dell'animale umano non muteranno miracolosamente. Insomma, la razza umana è destinata ad avere conflitti, ecco, questo qua è quello che pensa Lovecraft, e purtroppo credo sia vero, eh. Possiamo passare anche 40, 50, 60 anni senza combattere, ma dopo, prima o poi, ciclicamente, c'è il rischio. Lo vediamo, insomma, purtroppo. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Il dio pesce Dagon, eh? Dagon, Dagan, era la divinità principale dei Filistei, venerata in tutto il Medio Oriente come l'antico dio della fertilità e del raccolto. In ebraico, la parola Dagan era un sostantivo comune che significava grano. I sovrani di Akkad, Mesopotamia, lo scelsero come divino patrono delle loro conquiste belliche. Apparve anche come giudice dei morti in un poema assiro.
o come guardiano di una prigione sottomarina in un antico testo babilonese. Spesso viene erroneamente preso per un dio pesce a causa di una scorretta interpretazione del suo nome, siccome in ebraico la parola Dag significa pesce. Nelle opere di H.P. Lovecraft, Dagon è una divinità sottomarina che governa quelli degli abissi, una razza umanoide dall'aspetto di pesce che dimora negli oceani. Viene venerato da un culto segreto chiamato l'Ordine Esoterico di Dagon. Devono essere belli i racconti di Lovecraft, cavolo. Mi ispirano parecchio. Se solo avessi un po' più tempo, porca vacca. Allora, qua si va avanti. Ok. Ma la visuale è stranissima come si muove. Boh. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Lasci va avanti. August Derleth era uno scrittore e antologista americano. Strinse amicizia con Lovecraft e pubblicò molte delle sue opere presso la sua compagnia, l'Arkham House. Arkham! L'hanno citata in Batman, eh? Sebbene abbia contribuito fortemente alla divulgazione delle opere dell'autore dopo la sua morte, si rese partecipe di numerose controversie. Una delle sue decisioni più discutibili fu quella di introdurre la dottrina del bene contro il male. Derleth era un fervente cattolico, nei miti di Cthulhu, cosa che contrastava nettamente con la visione del mondo di Lovecraft e con il suo approccio all'orrore cosmico. Per questo motivo le opere dell'autore vengono spesso fraintese e travisate nella cultura contemporanea. Vale la pena notare, inoltre, che Lovecraft non fu mai veramente interessato a creare una mitologia e che il termine miti di Cthulhu fu coniato da Derleth dopo che l'autore passò a miglior vita. Insomma, ci hanno mangiato sopra, ecco. Il publisher, per fare soldi si è inventato delle cosine. Strano. Strano. Quando è uscito il gioco, più o meno qualche mese fa, comunque la visuale è mezza buggata, eh. Veramente fa dei giri strani. Sembrerebbe la stessa visuale di un gioco in prima persona, ma così non è. Così non è, fidatevi. È tutto strambo sto coso. Allora, di là si va avanti. Vediamo se posso girarmi di qua. No. Ok. L'orologio cos'è che è? Sono le 10 e 8 minuti. Circa. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Ah, adesso mi sa che si suicida veramente allora. Lovecraft odiava il tabacco. Nonostante fumasse già all'età di 12 anni, per apparire e sentirsi più adulto, nelle lettere all'amico Reinhard Kleiner dichiarò che smise di fumare non appena cominciò a portare i pantaloni lunghi. Aveva, oltretutto, un'idea molto chiara riguardo all'alcol, come sottolineò nella sua lettera a Zealia Brown, datata del 13 febbraio 1928. Per quanto riguarda il bere, io non ho mai assaggiato un liquore inebriante, né ho intenzione di farlo, in quanto nutro un forte disgusto estetico verso qualsiasi sostanza che altri o compromette il delicato equilibrio naturale dell'intelletto e dell'immaginazione dell'uomo. L'alcol suscita il mio disgusto, dunque non bevo. E che il gregge faccia quello che vuole, io sono abbastanza favorevole al proibizionismo, alla messa al bando di qualsiasi forza antisociale. Fonte, lo spirito della revisione, le lettere di Lovecraft a Zealia Brown, Reed Bishop, H.P. Lovecraft, Sean Brenner e Andrew Lehman, Seiti, Joshi. Ah, avete capito un ciò come la pensava Lovecraft. In realtà molti lo definiscono il lubrificante sociale. Si faceva di morfina? No. Tu, qui non stiamo parlando di Lovecraft, stiamo parlando di un personaggio in un'opera di Lovecraft. Non credo che Lovecraft si facesse di morfina, se non beveva neanche. Often I ask myself if it could not all have been a pure phantasm, a mere freak of fever, as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. This I ask myself, but ever does there come before me
a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed. Porca vacca, là in alto a sinistra c'è qualcosa di molto molto strano, mi pare. Anche a destra, tipo. Worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Che cazzo? Cioè, è tipo un'invasione di mostri marini contro... Ma mi verrebbe da dire New York, sembra la Statua della Libertà quella lì. Però boh. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. Okay. It shall not find me. Adesso si butta veramente di sotto. Grazie per aver giocato. Speriamo che ti sia piaciuto immergerti nella nostra piccola piscina di orrore cosmico. Ti saremmo molto grati se trovassi un momento per recensire Dagon e per dare un'occhiata ai nostri altri giochi DLC. Lascio una recensione dopo, giuro che lo faccio. Esci. Allora, devo dire che sicuramente come esperienza interattiva è molto molto bella. Come vi dicevo prima, questa qui credo sia un'opera prima, ecco, di uno studio molto molto promettente che si è voluto mettere in mostra appunto per far vedere che è capace a lavorare con la grafica, con la narrazione, con il doppiaggio, eccetera eccetera, in quello che è sicuramente una piccolissima opera che andrà molto apprezzata, ecco. Per cui molto molto bello. Curiosità, vediamo un attimo, li ho raccolto tutti? No, ma come fanno a mancarmene così tanti, scusate? Com'è possibile? Dov'erano queste robe qua? Forse rigiocandolo saltano fuori di nuovo, perché... vabbè, insomma. Ebbene, io direi che adesso possiamo andare ai titoli di coda della live, ma in realtà non finiamo la live, però il video è finito, per cui chi vedrà questo video in differita, grazie. E qui ci sarà appunto il canale dove verranno fatte le serie fra un po', i vari social, per esempio Twitch dove è venuta questa live, e basta.